Dunque, sono Antonio Di Brino, meglio Basso, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra a Termoli. A sostegno della mia candidatura ci sono 10 liste e 287 candidati a consigliere. Nelle liste ci sono i partiti dell'intera coalizione del centrodestra, dal PDL all'Udeur, alla Democrazia Cristiana, all'Alleanza di Centro, all'UDC che a Termoli si è alleata insieme a me per portare appunto Di Brino sindaco di questa città. Ci sono movimenti politici come Progetto Molise e Molise Civile e ci sono anche liste civiche come in Comune per Termoli, il Popolo di Termoli per Di Brino, che evidentemente esprimono quel fervore che si era palesato prima delle candidature a sindaco e che in qualche modo sono state intercettate evidentemente da un progetto che ho presentato insieme a tutti i miei alleati. Un progetto che si concretizza in un programma elettorale che è stato sintetizzato in un patto per Termoli che ho inteso firmare con 10 punti declinati che tendono a assumere impegni precisi per l'intero mandato, perché considero che la nuova etica della politica è soprattutto quella di mantenere gli impegni. Come coalizione, insieme ai prossimi consiglieri comunali, agli assessori, ma anche a tutti coloro che hanno sostenuto e sostengono la mia candidatura, abbiamo intenzione di cambiare Termoli con una forma di discontinuità, non solo rispetto al recente passato, agli ultimi 3 anni che hanno visto e che hanno messo in ginocchio questa città, perché ereditiamo una città sporca, una città disordinata, con le finanze disastrate e quant'altro. Ma intendiamo cambiare Termoli anche rispetto a un passato meno recente, rispetto a quelle liturgie che non hanno consentito a Termoli, soprattutto negli ultimi anni, di crescere e non hanno consentito di riprendere quello sviluppo economico di cui questa città è importante. E mi riferisco in particolare all'ex sindaco di Giandomenico, a cui Termoli ha dato tanto, lo ha eletto sindaco più volte, lo ha eletto anche deputato al Parlamento e a cui Remo di Giandomenico ha dato poco, niente, soprattutto negli ultimi anni e che dopo 40 anni ha anche il coraggio di ripresentarsi all'elettorato termolese chiedendo di rialzare Termoli dopo che lui stesso Termoli l'ha messo in ginocchio e pensando di presentare programmi e progetti per i prossimi 20-30 anni. Io credo che in politica, così come nella vita professionale, arriva il momento in cui bisogna comprendere che bisogna lasciare spazio ad altri, perché l'obiettivo vero di questa campagna elettorale non è solo eleggere Di Brino sindaco di Termoli, ma eleggere una nuova classe politica dirigente a Termoli, fatta di persone leali, di persone oneste, con le mani pulite, le persone che vogliono bene a questa città e che si mettono al servizio di Termoli, non come qualcuno che ha sempre pensato che Termoli dovesse stare al suo servizio.